Buongiorno, per VIS parliamo oggi di una importante scoperta che è stata realizzata dai ricercatori della Scuola Normale Superiore. Il tema è la cosmologia, in particolare la natura dei buchi neri primordiali. Ci parla di questo risultato importante che ha avuto una grande eco internazionale Fabio Pacucci, che è dottorando qui alla Scuola Normale Superiore. Allora, i buchi neri sono senza dubbio gli oggetti del cielo che probabilmente più affascinano il pubblico, grazie anche all'aura di mistero che un po' li avvolge. Quindi, molto semplicemente, un buco nero è essenzialmente un oggetto astronomico dal quale nulla, nemmeno la luce, può sfuggire. Ma appunto cerchiamo di capire perché da un buco nero non può sfuggire niente. Essenzialmente, se voi prendete in mano una palla e la lanciate verso l'alto, l'esperienza comune vi dirà che la palla prima o poi tornerà indietro, tornerà sulla Terra. Tuttavia, la fisica ci dice che se riusciste a lanciare la palla a una velocità superiore a un determinato limite, detto velocità di fuga, la palla non tornerebbe mai più indietro perché abbandonerebbe per sempre il campo gravitazionale terrestre. Ora, come dicevo, questo limite viene detto velocità di fuga ed è calcolabile per ogni oggetto astronomico, per esempio per la Terra è circa 11 km al secondo o 40.000 km orari, per dirlo in maniera un pochino con termini automobilistici. Essenzialmente un buco nero è un oggetto astronomico dal quale nulla può sfuggire, poiché la sua velocità di fuga è superiore a quella della luce, ossia circa 300.000 km al secondo. Quindi, essendo la luce l'elemento più veloce dell'universo, da un buco nero nulla può sfuggire, nemmeno la luce, e quindi esso risulta completamente nero, appunto, come suggerisce il nome. Quindi, utilizzando tre telescopi spaziali della NASA, pensiamo di aver osservato due buchi neri molto particolari, di un tipo che non era mai stato scoperto prima d'ora. Questi oggetti sarebbero esistiti quando l'universo era molto giovane, circa 1 miliardo di anni. Ora, per confronto, l'universo ha la veneranda età di circa 14 miliardi di anni. Ora, qual è la peculiarità di questi oggetti? Essi hanno una massa intermedia. Ora, cosa vuol dire intermedia? Vuol dire che essi non sono né piccoli come quelli che si formano al termine del processo di vita di una stella e che possono arrivare al massimo a qualche decina di masse solari, ma questi buchi neri non sono nemmeno super giganti come quelli che si trovano al centro praticamente di tutte le galassie e che possono arrivare a miliardi o decine di miliardi di volte la massa solare. Gli oggetti che pensiamo di aver trovato hanno una massa intermedia da 100.000 al massimo a 1 milione di masse solari. Questi oggetti furono teorizzati per la prima volta una decina di anni fa, ma fino ad ora non erano mai stati osservati. Questa scoperta è sicuramente molto importante poiché rappresenta un passo in avanti fondamentale nella risoluzione di un problema molto importante per la cosmologia moderna. Come dicevo prima, al centro di tutte le galassie sono stati osservati dei buchi neri super massicci, dalla massa fino a qualche miliardo di masse solari, quindi dei veri e propri mostri cosmici. È possibile effettivamente formare questi oggetti a partire da buchi neri piccoli fino a qualche decina di masse solari. E questi buchi neri piuttosto piccoli possono crescere semplicemente mangiando, quindi accrescendo gas dall'ambiente circostante, oppure fondendosi con altri buchi neri, oppure in generale altri oggetti che incontrano per strada. Tuttavia, il problema è che questo processo richiede tempo, richiede molto tempo. E noi abbiamo osservato dei buchi neri supermassicci già quando l'universo era molto giovane, aveva circa meno di 1 miliardo di anni di vita. Ora è praticamente impossibile formare un buco nero supermassiccio di queste dimensioni a partire da un buco nero piccolo.
Quindi, per ovviare a questo problema, fu proposto una decina di anni fa che nell'universo primordiale fosse possibile formare direttamente dei buchi neri, non di decine di masse solari, ma fino a 100.000 o 1 milione di masse solari. Quindi, a partire da questi oggetti di massa intermedia, appunto, sarebbe possibile effettivamente formare dei buchi neri super massicci, super giganti, in un tempo relativamente breve, quindi meno di 1 miliardo di anni. Ora, questi oggetti di massa intermedia, i Direct Collapse Black Holes, che pensiamo di aver osservato, rappresenterebbero quindi gli antenati e i precursori dei buchi neri supermassicci trovati al centro delle galassie e osservati anche quando l'universo era molto giovane. Allora, fortunatamente per gli astrofisici, l'universo è una miniera praticamente sconfinata di nuovi oggetti da osservare, di nuove scoperte da effettuare. E il bello della scienza è sicuramente che ogni nuova scoperta porta con sé nuove domande a cui sarà necessario sicuramente fornire delle risposte, almeno prima o poi. Per quanto riguarda il campo di ricerca specifico di questa scoperta, nell'immediato futuro sarà necessario effettuare nuove osservazioni di questi due oggetti per assicurarci che essi siano effettivamente quello che noi ci aspettiamo e comprendere nuove proprietà di questi oggetti. Inoltre sarà necessario osservare altre regioni di cielo per vedere se esistono, se riusciamo ad osservare perlomeno altri oggetti di questo tipo, in maniera tale da iniziare a costruire un albero genealogico cosmico dei primi buchi neri formati. E ancora più avanti nel tempo sarà molto interessante studiare la coevoluzione di questi oggetti con le galassie che li ospitano. Infatti bisogna ricordare che nello stesso periodo di tempo in cui i primi buchi neri si formarono, un'altra tappa fondamentale nell'evoluzione cosmica avvenne, ossia si formarono le prime galassie che rappresentano i mattoni fondamentali su cui l'universo stesso è stato costruito.